Arriva una notizia con scritto Reia dirige l'allenamento, dubbio di Aguidè. Ma che vuol dire? Dubbio Reia, quale di Aguidè? Magari sembra, fosse solo di Aguidè. Mi sembra il dubbio più grande. In passato io non ricordo chi è. Ma chi è? No, Marta. no, basta, dai. Posso, ma squilla, però pare brutto, ma squilla attacco. Pare brutto che... No, vabbè, mi sembra che Okaka sia... Vediamo, se pure questo... Vediamo Moreno. Non c'è, la gente di Formello fa... Pronto? Sì. Pronto? Sì. Buonasera, Rossi? Sì. Una cortesia, siccome Antonino prima non c'era, volevamo sapere se lei aveva notizie di Eddie. Antonino? Sì, Antonino non c'era, c'era la moglie, ha detto che non si interessava. Lei ha visto Eddie in giro per Formello oggi? Eddie Reia. Conosce? No. Niente, proprio un signore anziano, un po' malandato, insomma. Vabbè, secondo lei il resto va via? Senti, io oggi sono stato a Montegelato su. Che tempo faceva? Che tempo faceva? Che tempo faceva? Di com'era, freddo? Sì, io sto un canottiere oggi su. A Montegelato? Sì. Ma lei è un eroe? Eh? È un eroe, dico, con quel freddo. No, io non posso sentire. Quindi neanche a Montegelato c'era Reia. Ma chi è sta era? No, non lo sappiamo neanche noi, forse rimane, forse via. La teniamo informato, buonasera, si copra. Ma chi è che cercavi tu? Eddie. Chi è Eddie? Reia. Una femmina? Non lo sappiamo, poi sono i gusti suoi, non... però allena la Lazio, dovrebbe essere un uomo. Se lo vede dalle parti di Montegelato, dice che ha chiamato Nick e Luca dalla radio. Io posso domandarmi via, perché mo io posso chiamare mia figlia. Ma sta lì? No, è rimasta là. Allora noi li chiamo fra 10 minuti, magari ce lo dice. Mi fia? Lei la chiama, noi tra 10 minuti la richiamiamo. Aspetta, chiamala tu. La chiamo io, allora aspetti, mi dia il numero. Se do il numero la chiami subito, Vittoria si chiama. Vittoria. Vittoria. Sì, prego, 06? Aspetta, no. No. 3. Ah, il cellulare proprio. 3. Sì. Poi? No. Ambo? È uscito? Pronto? 3 volte 3, c'ha la 3. 3-3-3. 9. 1. E poi? L'ultimo, scusi. 7, hai telefonato tutto. Perfetto, la chiamo. Vittoria? Vinto. Saluti a Montegelato, buonasera. Senti, oh. Sì. 3 volte 3. Sì, l'ho scritto, 3 volte 3, certo, tu ce l'ho, non sei preoccupi, Vittoria. Grazie, perfetto. Grazie ancora, buona serata, si copra. 5, 8. Perfetto. Mo c'era pure il codice fiscale, attacca. Allora, a Montegelato, in canottiera, Reia non si è visto. Adesso chiamiamo Vittoria e vediamo un attimino. Perché ridete? Guarda che no, io gli ero una dispensa. Ma che dispensa? Ha detto io sono stato a Montegelato, mo chiedami via. Abbiamo fatto un sondaggio tecnico sul sito. Ma manco lo conoscono. Ma dove sta Montegelato? Ma poi... Allora, io devo dire una cosa sola. Formello sta sulla Cassia. Questo sembrava che era di Arce. Però poi ci sarà un motivo se stanno a Formello. Dopo votare chi c'è anche di chi? Matteo Bonello è un chissà se Vittoria è una femmina, ha chiesto. La chiamate Davide Rossi. Niente, non sappiamo. Ma era Formello, sembrava Arce da dialetto. Come ne usciamo fallica da questa situazione? Con una pausa al limite, con l'unico modo. Adesso io sono stato a Montegelato, in galottiera. Il discorso dello scontro scudetto fra Milan e Juventus. Ne vogliamo parlare un pochino?